Vi volevamo ringraziare specialmente i ragazzi di Villa che ovviamente ci hanno allestito e fatto in modo che potessimo essere come lo scorso anno in famiglia. E devo dire grazie molte e a tutti loro e anche a Massimo che per la seconda volta ci ospita qui. Che dire? Connubio tra Croce Rossa e Circolo Svizzero, dove noi ci troviamo in famiglia e ci troviamo bene. Io darei la parola a Massimo che ci dice le ultime cose di Croce Rossa. Sapete tutti che la Croce Rossa è legata alla Svizzera per tanti motivi. Prima di tutto per l'emblema, perché l'emblema è l'inverso della bandiera svizzera. Croce Rossa in campo bianco, invece che Croce Bianca in campo rosso. Poi perché il fondatore Henri Dunant era ginevrino e poi perché Emilio Maraini era ticinese, quindi abbiamo proprio una compenetrazione con la Confederazione. Quindi il fatto che i cittadini svizzeri di Roma vengano a Villa Maraini ci riempie di gioia e ci fa sentire veramente a casa. E questo è stato un anno importante per la Croce Rossa Internazionale. Per la prima volta un italiano è diventato presidente della Federazione Internazionale e anche per Villa Maraini è stato un anno importante perché siamo stati riconosciuti a livello mondiale come centro di riferimento per le dipendenze, per tutto il movimento internazionale che vi ricordo conta 190 società nazionali oltre a due istituzioni di Ginevra, la Federazione che interviene in tempo di pace e il Comitato Internazionale che interviene in tempo di guerra. Quindi noi ci ispiriamo molto alla Croce Rossa, siamo sempre ispirati alla Croce Rossa. Quando andiamo per strada a cercare le persone così patologiche che non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di guarire, l'emblema riempie il fossato e noi andiamo nei posti hard to reach per cercare le persone hard to reach e convincerle a fare una vita meno distruttiva. E questo non è utile solamente ai singoli, ma all'intera collettività. Il mondo non va bene, obiettivamente. E la Croce Rossa è una delle poche speranze che ci sono rimaste. Con la speranza che poi non andiamo verso la distruzione totale. Io sono stato in Corea del Nord, in visita ufficiale, alcuni anni fa.
sono meno matti di quello che sembra. Sono meno matti di quello che sembra. È un bel match a livello internazionale, ma certo giocare con la bomba atomica è veramente, non ce lo saremmo mai immaginati, e oggi non siamo molto lontani da questo pericolo. Quindi grazie di essere venuti, speriamo il prossimo anno non c'è due senza tre che vogliate ritornare, e venite quando volete, durante il corso dell'anno. Noi siamo l'unica struttura che è sempre aperta, giorno e notte. È vero che le comunità terapeutiche sono sempre aperte, ma per chi sta dentro, noi invece siamo aperti anche per chi sta fuori. E quindi veniteci a trovare, grazie ai ragazzi che hanno fatto servizio, che hanno cucinato per voi, sono bravissimi e sono molto contento di loro. Grazie a tutti, un saluto da parte del console che rappresenta l'ambasciatore, che purtroppo è indisposto e sta in Svizzera da novembre. Buonasera. Quindi, a tutti. Anche da parte mia, grazie tante ai ragazzi che hanno cucinato benissimo. Ho purtroppo assaggiato soltanto la pasta e fagioli, ma quella era veramente buonissima, grazie mille. Sì, ti porto un saluto dell'ambasciatore Giancarlo Kessler, che si trova in Svizzera in questo periodo natalizio fino all'anno prossimo. E da parte mia, cosa aggiungere? Ha detto già tutto il signor Barra. Forse che questa Villa Maraini mi sembra il posto adatto per celebrare il Natale, mi sembra il posto adatto per voler vivere la nostra tradizione umanitaria svizzera, la solidarietà, e poi la solidarietà, diciamo che ci sta bene col Natale, se non si è solidari a Natale o quando si è solidari. E forse questo gesto del Circolo Svizzero vuole anche essere un gesto in questo senso, essere solidari con i ragazzi che vivono qua, che sono ospiti qua o che frequentano qui l'ambulatorio e che seguono le terapie di disintossicazione. Si è detto che appunto il Circolo Svizzero è come se fosse a casa qui, perché con la famiglia Maraini, che ha donato questa villa e l'ha donata alla Croce Rossa, fondata da uno svizzero, è quasi naturale che il Circolo Svizzero si incontri qua. Forse qualche parola in più sulla tradizione umanitaria svizzera, sulla solidarietà. La solidarietà che contraddistingue gli svizzeri, ma contraddistingue anche gli italiani. In questi ultimi tempi si parla tantissimo di migrazione. L'Italia, senza la solidarietà dell'Italia, tantissimi migranti dall'Africa purtroppo non potrebbero salvarsi. Ma anche la Svizzera fa il suo ruolo, gioca il suo ruolo. Noi per esempio partecipiamo al programma di ricollocazione dei poveri migranti economici che arrivano qui in Italia, e volontariamente partecipiamo a questo programma di ricollocazione dell'Unione Europea. Non essendo l'Unione Europea non dovremmo farlo, non saremmo obbligati a farlo, ma lo facciamo volontariamente. E poi la Svizzera ha comunque una tradizione di accoglienza grandissima, pensiamo non so alla Seconda Guerra Mondiale, dove tantissimi italiani sono venuti in Svizzera, sono stati accolti a braccia aperte. Pensiamo però anche agli ungheresi nel 56, ai cecoslovacchi nel 68, agli anni 90, con tantissima gente che venne dai Balcani, fino ad oggi alla Siria, ed anche appunto a questo programma che ho già citato. Niente, è un piccolo gesto che il Circolo Svizzero fa, al quale si unisce anche l'istituzione svizzera, l'ambasciata, e penso che la solidarietà è comunque fatta non soltanto di grandi gesti, ma anche di piccoli gesti. Ecco, in questo senso vorrei ringraziare Fabio per aver avuto l'idea. 2 anni fa mi chiese cosa ne pensassi io di venire qua. Io non conoscevo Villa Maraini, essendo a Roma soltanto da 3 anni, però me lo spiegò e io gli dissi: vai avanti, è una cosa fatta per il Natale. Ecco, in questo senso vorrei augurare a tutti voi un Natale pieno di piccoli gesti di solidarietà, e me lo auguro anche a me, e anche felici giorni di festa. Grazie.
per finire una sorpresa, e cantiamo insieme il canto di Natale, che è tradizione, con una composizione speciale, una nostra socia con un ragazzo di Villa, che si sono incontrati oggi e hanno subito e sono subito entrati in sintonia, come tanto tempo fa entrammo in sintonia io e Massimo, il circolo e la Croce Rossa.